Benvenuti nel canale di Crocello Sicily. Oggi ci occuperemo di realizzare questi semplicissimi sottobicchieri che trovo davvero molto carini, molto adatti per le stagioni che stanno per arrivare, quindi per la primavera, per l'estate. Come vedete, ho aggiunto dei decori, uno diverso dall'altro, anche per distinguersi a tavola, quindi faranno anche come segnaposto. Trovo che siano molto carini, davvero molto semplici, e quindi spero che piacciano anche a voi. Possiamo passare al tutorial. Benvenuti nel canale di Crocello Sicily. Per la realizzazione del progetto di oggi occorrerà del filato del numero 5. Si lavoreranno due fili messi insieme per avere una rigidità nel progetto. Si lavorerà con l'uncinetto del numero 3, occorrerà il nostro ago da lana, qualche marker e dei filati di colore diverso in modo da poter creare i nostri decori. Ok, vi lascio al tutorial. Avviare una maglia di 16 catenelle. Dopodiché aggiungerne un'altra, saltare la prima maglia, andare alla seconda e formare una maglia bassa. Per ogni maglia sottostante andremo a formare una maglia bassa fino ad arrivare alla fine. Ci ritroviamo con 16 maglie, una maglia bassa. Giriamo il lavoro, entriamo nella primissima maglia e formiamo una maglia bassa. A questo punto entriamo nuovamente in questa maglia che abbiamo lavorato, tiriamo il filo e abbiamo due asole nell'uncinetto. Entriamo nella maglia successiva, a questo punto abbiamo tre asole, filo nell'uncinetto, tiriamo il tutto. Quindi, entrando sempre nell'ultima maglia che abbiamo lavorato, formiamo le due asole, entriamo nella maglia successiva, tre asole, tiriamo il tutto. Nuovamente entrando sempre nell'ultima maglia lavorata, due asole, maglia successiva, tre asole, chiudiamo il tutto. Quindi continuare con questo procedimento fino alla fine. Alla fine del lavoro dobbiamo concludere con una maglia bassa. Quindi, come avete notato, sia all'inizio che alla fine abbiamo una maglia bassa per ciascuno. Poi, nel restante lavoro, si fa quel lavoro che vi ho spiegato. Quindi, ci alziamo nuovamente con una catenella, giriamo il lavoro, nella primissima maglia andiamo a fare una maglia bassa, entriamo nuovamente nella primissima maglia che abbiamo fatto, rimaniamo con due asole, entriamo nella maglia successiva, tre asole e chiudiamo il tutto. Quindi rientriamo nello stesso punto, due asole, entriamo nella seconda maglia, tre asole e chiudiamo il tutto. Quindi continuare con questo procedimento fino ad alzarvi. Adesso vi dico per quanto. Quindi senza contare il primo giro di maglie basse, noi abbiamo fatto un primo giro di queste maglie con questo procedimento, stiamo per fare il secondo. In totale dobbiamo formare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 giri di questa lavorazione. Quindi, non contando il primo giro, dobbiamo formare altri 11 giri. Quindi abbiamo il primo giro, l'abbiamo fatto, il secondo lo stiamo per formare, e quindi ce ne rimangono i restanti 9 giri, perché in totale devono essere appunto 11 giri. Dopo aver raggiunto gli 11 giri, quindi 12 con il giro di maglie basse iniziali più 11 di questa lavorazione, concludiamo con un giro di maglie basse. Quindi ci alziamo con una catenella, giriamo il lavoro e per ogni maglia sottostante andiamo a formare le nostre maglie basse. Fino alla fine.
per le frange facciamo dei giri in base a quanto vogliamo la frangia più o meno ricca, e quindi io lo faccio in questo modo, mettendo appunto i giri, facendo i giri nelle tre dita, e poi pieghiamo in questo modo, andiamo in una delle parti che vogliamo attaccare le nostre frange, e quindi dobbiamo considerare che la parte dritta che vogliamo delle nostre frange la giriamo, quindi andiamo nella parte del rovescio e andiamo ad attaccare le frange in questo modo. Quindi andiamo in una posizione e andiamo ad entrarle in questo modo. Quindi semplicemente facciamo questa operazione. Quindi tiriamo per bene, come vedete da questa parte è la parte del rovescio, e dall'altra parte, vedete, viene dalla parte del dritto. Quindi in questo modo andiamo posizionando, quindi giriamo la parte del rovescio, prendiamo nuovamente 1, 2, 3 e 4 giri, io sto facendo, taglio e mi vado a posizionare. Quindi vado in un altro dei buchetti, mi vado a posizionare in questo modo, entro l'uncinetto, lo entro, entro tutti i fili in questo modo, e quindi poi aiutandomi sempre con l'uncinetto vado ad agganciarmi. Alla fine andremo a pareggiare il tutto, quindi continuare con così. Iniziamo col fare il cerchio magico. Ci alziamo con 1, 2, 3 catenelle che rappresentano la nostra prima maglia alta, e all'interno del cerchio formiamo 12 maglie alte, quindi la seconda, la terza, tiriamo la codina e ci chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella fatta in precedenza. Se dovete fare un cambio di colore, tagliate il filo. Entriamo in una delle maglie sottostanti. Due catenelle. Nella maglia successiva formiamo 3 maglie alte. Due catenelle, maglia successiva, maglia bassissima. 1 e 2, maglia successiva, 3 maglie alte. 1 e 2, maglia successiva, maglia bassissima.
Il progetto finito si presenta in questo modo, io trovo che sia davvero molto carino. E grazie a tutti per la fiducia che mi riponete. E, se vi fa piacere lasciate un like in su e se vi fa piacere appunto iscrivetevi. Grazie, alla prossima.